Gary, sai dirmi che cosa è successo? Ah, sono in ritardo per il lavoro! Oh, caspita, ho 20 secondi a disposizione! Che cosa? Il ponte è crollato! Il gioco del mondo! Sono in ritardo, che cosa mi dirà Mr. Crab? Sono in ritardo, signora, le comunico che sono in ritardo. Vedrai quando Mr. Crab lo scoprirà. Devo trovare una scusa per salvare il posto. Oh, Krabby Patty e Krabby Patatine al tavolo numero 4. Eccomi, sto arrivando! Un Krabby Patty, delle Krabby Patatine e una Krabby Bibita, il tutto in soli 3 secondi. Bibita rovesciata. Eccomi, in arrivo! Non c'è niente a cui un impiegato zelante non possa rimediare. Per il ragazzino, lavaggio gratis. Tutto fatto. Ehi, SpongeBob. No, per favore, non mi metto in mezzo a una strada. Mi dispiace per quello che ho fatto, non si ripeterà. Ma che cosa hai fatto? Sono arrivato qui con un minuto di ritardo. Con un minuto di ritardo? Già, ben 60 secondi. Beh, ecco, non farlo più. No, non lo farò mai più, ma ora lei mi deve assolutamente punire. Cosa dici? Ecco, d'accordo allora, pulisci subito l'insalata. Gli ordini, signore. Buonanotte. Mi piace stare qui, Mr. Crab. Va bene, va bene. Che noia, che noia. Se questo posto ti piace così tanto, perché non decidi di vivere qui? Per la barba di Nettuno, che succede qui? Si è spiegato SpongeBob al rapporto, signore. Ma da quanto tempo sei arrivato? Ho dormito qui, signore. Cosa? Tutta la notte? Esattamente, d'ora in poi ho intenzione di vivere qui, così non potrò più capitarmi di arrivare in ritardo. Ehi, un momento, questo non è un albergo, ragazzo mio. Eccoli l'affitto per un mese. Denaro. D'accordo, adesso bisogna preparare per i clienti. Incomincia a pulire la piastra. Piastra già pulita, signore. Comincia a preparare i crab. Già fatto. Era tutto pronto ancora prima che aprissimo le porte. Va bene. Adesso lavati, che schifo. Credo di avere bisogno di fare una doccia. Si è bloccata di nuovo. Ciao, Squiddy, come va? SpongeBob, cosa ci fai qui dentro? Adesso vivo qui. Vivi nella lavapiatti? No, abito al Krusty Krab. Scusa, ma ora devo andare. Ha deciso di vivere al Krusty Krab. Un momento, se viene a stare qui, vuol dire che lui non vivrà vicino a dove abito io. È vero che è terribilmente seccante sul lavoro, però non ce l'ho tra i piedi quando sono a casa. Ehi, ma... Tutti i panni laverò, tutti i panni stenderò. La 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 la, ecco qua. SpongeBob, non puoi stendere la tua biancheria sopra le teste dei miei clienti. Non mi sembra che dia fastidio. Ti ringrazio, SpongeBob. Il resto, se ci arrivo, lo farò da solo. I miei clienti! Andati, sono andati! E tutto quello che volevano era solo consegnarmi il loro denaro! Ehi, SpongeBob, dove sei? Mi pacchetta la tua roba, te ne stai andando! Ma che... SpongeBob, che cosa ci fai qui? Mr. Crab mi ha cacciato, così siamo di nuovo vicini di casa. Guarda, mi hanno portato la batteria! No! Avrei
dovuto portarmi un cappotto. Fa ancora più freddo di ieri. Per questo io porto i guanti. Che calduccio. Cosa? Buongiorno, ragazzi. La serratura è un po' dura stamattina. Fa piuttosto freddo qui, o è solo una mia impressione? Non importa, al lavoro! Scherzo! Agli ordini, Mr. Grab! Oh, va bene! Muovetevi! Sì, signore! Solo quando avrà aumentato la temperatura. La temperatura è a 62, quindi a 17 gradi centigradi. Ma ci sono un sacco di ghiaccioli che pendono dal soffitto. Non mi importa, Squiddy. E se non stai zitto, appendo anche te al soffitto. E chi ero? Voi non dovete assolutamente toccare il termostato! Immaginavo che non avrebbe mai alzato il termostato. Vediamo quanto tempo rimarranno i clienti quando si renderanno conto di come li trattate. Ma che succede? Sono gelato e muoio di fame. Così tanto. Smettetela di scherzare, cercate di muovervi. Aiuto! Grabbi, patti serviti. Su, andiamocene da qui. Sì, bravi, fuggite da quella landa ghiacciata. Il calore e la gioia sono usciti dalla vostra vita. Ehi, amico, perché non viene a mangiare nel mio locale? Non importa, almeno adesso il Krusty Krab è deserto. Ehi, i clienti stanno rientrando. Non riesco assolutamente a capire come avranno fatto a convincerli a tornare. Non ci credo! Quando togli i patti dai piedi, mettili in frigo! Agli ordini, Mr. Krab! Sono proprio felice di non mangiare qui. Ordinazione servita! Dov'è il mio Krabby Patty? Voglio immediatamente il mio Krabby Patty! Arriva subito, signore! Veramente delizioso! Ma dove sta andando quel disco? Per mille balene in dolce modo, ma quello è Plankton! Ce l'ho fatta! Finalmente sarò in grado di copiare i Krabby Patty! Fermati, non hai ancora vinto, perché prima dovrai vedertela con me. Eccolo il disco, ragazzi! Ce l'ha portato via quell'individuo quadrato! Prendiamolo! Sì, benissimo! Lascia immediatamente quel patty! Evviva! Ancora un piccolo sforzo e ce l'ho fatta! Hai perso un'altra volta, Plankton. Non pensare che mi sia già reso, Krab. Forse tu non sai che ho ancora la mia arma segreta. È il tuo bel termostato. Il termostato. Proprio così, Krab. Infatti sono io quello che ha fatto congelare il Krusty Krab. Guarda qui. È una cosa terribile. Questa volta è veramente passato la misura, Plankton. Puoi massacrare i miei dipendenti o distruggere il Krusty Krab. Ma nessuno avrà mai il permesso di mettere le mani sul mio termostato. È inutile, Krab, non potrai mai sconfiggermi. Un aspetto meraviglioso. Già, puoi ben dirlo, ragazzo mio. Fate attenzione, da Plankton e Krab troverete degli squisiti hamburger.
sarà stata una buona idea aprire in una discarica. Ehi, cos'è questa musica? Io riconoscerei ovunque questa musica. È arrivato il vecchio Jenkins. Ehi, Jenkins, come vai da queste parti? Sono venuto qui per cercare un bel paio di scarpe nuove per Bessie. Hai aiutato me e mia madre quando eravamo in difficoltà e quindi sarà un onore per me farti provare il nostro primo delizioso hamburger. Grazie mille, ne sarò molto felice. Mette KO il vecchio Jenkins. Che cosa terribile, abbiamo avvelenato il vecchio Jenkins. Pazienza, era vecchio. Cosa dici, quell'uomo faceva parte della mia famiglia. È colpa tua che gli hai dato un hamburger velenoso. Sei tu che hai messo troppa salsa di alghe in quel pezzo. Hai dimenticato quella salsa all'aperto per troppo tempo. Adesso prendo la ricetta e la modifico. Non se ne parla nemmeno, la ricetta appartiene a me. Smettila, così si romperà. Vuoi combattere per questa ricetta? Ti darò una lezione che non dimenticherai più! Non, l'impasto è rovinato! Ma non c'è alcun motivo di buttarlo via, tanto i ragazzi mangiano di tutto! Ci sono riuscito! Questo impasto è l'ideale per fare gli hamburger! Nel frattempo, Plankton era tornato alla scuola elementare, però questa volta ci stava andando da solo. Dove credi di andare? Questo territorio è mio! Levatelo dalla testa, sei solamente uno straccione! Che cosa? Come ti permetti? Ora ti schiaccerò come una pulce, piccolo! Sparisci dalla mia vista! Guarda quei citrulli, stanno litigando! 5 verdoni sullo straccione! Lasceremo che siano i clienti a decidere qual è l'hamburger migliore! Venite avanti, ragazzi! Guardate, ho qui per voi un delizioso hamburger! Big Johnny mangerebbe qualunque cosa! È il miglior hamburger che tu abbia mai provato. Plankton aveva mescolato i suoi ingredienti con quello che ricordava della ricetta. Coraggio, dimmi sinceramente che cosa ne pensi. Forse è meglio provare l'hamburger dello straccione. Ecco qui il tuo hamburger, ragazzo. Complimenti, sei il primo a provare il Krabby Patty. Che buono, è fantastico. Eccellente! Caspita, è una delizia per il palato! Devo ammettere che questa è la miglior sensazione che le mie giovani papille gustative abbiano mai provato! Te la farò vedere io, Crab! Un giorno riuscirò a rubarti quell'infernale ricetta! E non avrò più pace finché non l'avrò fatto! La mia ricetta era... E sarà la migliore che esista in tutto il mondo. Non avresti mai scoperto quella ricetta se non ti avessi aiutato io. Quindi sarei un bugiardo. La volete smettere di litigare? Non riesco a credere che permettiate che una ricetta rovini un'amicizia così meravigliosa. Sei l'unico amico che non abbia la faccia di un presidente stampata sopra. Però il denaro non abbraccia gli amici. La mia vita è stata solo una lunga lista di delusioni dal momento in cui noi due siamo diventati nemici. Per tutti questi anni io ho cercato di rubare la tua formula segreta, ma quello che desideravo veramente era di riconquistare la tua amicizia. Sei sincero? Mi devi credere, quello che ho sempre voluto: ritornare alle abitudini dei vecchi tempi, io e te da soli contro tutti gli altri. Che cosa ne dici di un abbraccio, vecchio amico mio? Sarebbe un soffio di gioventù, Blanky! Non è una scena che intenerisce il cuore? Beh, penso di sì, se io avessi un cuore. Mi dispiace tanto, Crab, vecchio compagno! Anche a me! Anche a me! Su, presto vieni, Karen! Tu stai dietro, ragazzo straccione! Sto rubando la formula! Scappa, Karen! Sono sicuro che sarà uno spasso. Già, non vedo l'ora di salirci sopra. Ti prego. Non ce l'ho. Temo di averlo dimenticato a casa. Io credo di averlo mangiato. Oh, che peccato. Niente fiammeggiante pugno di terrore per oggi. Aspettate un momento. Eccoli qua i vostri biglietti. Ce li avevate in tasca. Mille meduse. Bene, così.
così alla fine abbiamo ritrovato i nostri biglietti. Già, che sfortuna. Voglio dire, che fortuna. Che bel colpo di fortuna. Eccolo lì. Però c'è un sacco di coda. Intanto potremmo fare un giro su qualche stupida giostra per bambini. Giusto, così poi il pugno di terrore sembrerà ancora più divertente. No! Ci sono molte meno persone in coda adesso. Pensa che qualcuno ha paura. Non è incredibile? Non c'è il minimo rischio. Nessuno si è mai fatto male sulle montagne russe. Perché? 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 Perché non posso andare anch'io sul pugno di terrore? Signore, le sue condizioni fisiche non glielo permettono. Ma insomma, il mio compleanno! Ne vuoi? No, grazie, Patrick. Hai del gelato sulle sopracciglia. Lo so, succede sempre con questa marca. Vado a lavarmi. Torna presto, che andiamo a farci un giro lassù. Qual è il problema, SpongeBob? Oh, mio piccolo amico alla fragola, non so cosa fare, sono disperato. Patrick è il tuo migliore amico, non puoi abbandonarlo. Certo, lo so, ma sono assolutamente terrorizzato. Sei terrorizzato? Adesso ti terrorizzo io. Oh, 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 ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? È soltanto una giostra. Non c'è da aver paura. Tu puoi farcela. No, tu non puoi farcela, perché non sei che un bambino pauroso. Ah, davvero? Non provare a ripeterlo un'altra volta. Allora andiamo. Forza, il pugno di terrore. Dopo di te. Ehi, ci siamo. Già. Tenete sempre braccia e gambe all'interno del veicolo. Fatto. Firmate questo impegno a non rivalervi sul Glove War nel caso doveste perdere la spina dorsale. Grazie, è stato un piacere. 10 secondi. Si parte, Patrick. 9, 8. È fantastico. 7, 6. Noi non abbiamo paura. 5, 4. Non siamo dei bambinetti. 3, 2. Siamo coraggiosi. Pare si sia verificato un problema tecnico. Accidenti, questa baracca si guasta continuamente. Beh, mi dispiace, ragazzi. Alla prossima. Patrick, ti confesserò una cosa. Avevo il terrore di salire su questo affare. Anch'io. E non sapevo come dirtelo perché... Beh, perché temevo di deluderti. Oh, ti capisco. Anch'io temevo di deludere te. Ma ora non dobbiamo più affrontare le nostre paure perché quest'oggi è già guasto. Già! Oh, guarda, tutto a posto. Buon viaggio. Patrick, non voglio affrontare le mie paure. Ho paura delle mie paure. Addio, Patrick. Addio, amico. Potete scendere adesso. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto le nostre paure! E abbiamo smesso di piangere! Siamo sopravvissuti al pugno di terrore! Un momento, voi due! Non scordate queste! Le nostre spine dorsali! Sì! Voglio farlo ancora! Anch'io! Non riesco a credere ai miei occhi, ragazzi! Ma quello è Jim, il mio primo aiutante in cucina! Ti trovo bene, Crab. È quel Jim, lo stesso che ha preparato e fatto saltare i Krabby Patty prima di me. Vedo che te la passi bene, Jim. Ma dimmi, quella limousine ferma là fuori è fatta di oro massiccio? Ma certo che lo è. Tornavo alla mia villa completamente d'oro, vicino al mio lago d'oro puro, quando mi è venuta voglia di fare un tuffo nel passato. Che piacere, vecchio Jim. Quando lavoravi qui con noi, il nostro locale era di gran classe. Hai ragione, il Krusty Krab era un posto molto esclusivo.
anche noi abbiamo avuto momenti felici, vero Squiddy? No. I sottaceti erano troppo alte. Non farlo cadere. Coraggio, resisti. Ancora qualche secondo. Ok. C'era troppa senape, hai visto? Ha allagato il bagno. Come cuoco non valgo niente. Non sono degno di stare nella stessa cucina di Jim. E con il cuore a pezzi io devo rinunciare al mio amato incarico di cuoco. Ma cosa ti sei messo in mente? Io non lo voglio il tuo posto. Ma lei è il più grande cuoco che sia mai esistito al mondo. Il Krusty Krab si meriterebbe qualcuno migliore di me. Beh, entrambe le tue affermazioni sono corrette. Ma c'è una ragione per cui ho lasciato il Krusty Krab. Tutto ebbe inizio durante una calda sera d'estate. C'era pochissimo lavoro, così Squiddy e io stavamo facendo una delle nostre solite chiacchierate. Apriamo un ristorante tutto nostro e smettiamola di riempire le tasche del nostro capo. No, grazie. Rimarrò fino a quando riuscirò a diventare un clarinettista. E se tutto questo non si avverasse mai, non vorresti avere qualcosa per quando ti ritiri? Ma certo! Potrei anche perdere i miei meravigliosi capelli fluenti, ma non vado adesso a comprarmi una parrucca. Bene, mentre tu vai ad acquistare una parrucca, io andrò a parlare con Mr. Crab. Ehi, Mr. Crab, ha un secondo per me? Tutto quello che vuoi, Jim, ragazzo mio. Prenditi una sedia e sputa il rospo. Che cosa ti passa per la testa? Datti una calmata, Crab, e ascoltami bene. Io mi sono rotto la schiena per te, quindi sarà meglio che tu mi dia del denaro in più se non vuoi avere problemi. Cosa intendi dire? Lo sai bene, non fare il finto tonto. Non riesco a seguirti. Se non mi dai un aumento, lascio il Krusty Krab. Hai parlato di aumento? Non lo trovo nel mio dizionario. Magari tu potresti aiutarmi. Smettila, hai sempre voglia di scherzare. Sapevi che le mie basette non sono vere? Te lo spiego, voglio avere più soldi nella mia busta paga settimanale. Sono stato chiaro adesso? I miei capelli, i miei bellissimi capelli, i miei capelli, i miei capelli. Mi fa ancora morire dal ridere dopo tanto tempo. Che tristezza. Ascolta, SpongeBob, tu possiedi una qualità che Jim non potrà mai avere. Costi poco. Caspita, non ci avevo mai pensato prima. E quindi rimarrei? Certo, senza dubbio, Mr. Krab. Bene, torno subito al lavoro, ragazzo. Ehi, SpongeBob sta dando un ricevimento senza di me? Un party senza il tuo migliore amico, te lo faccio pagare! Chiudiamo la porta, Patrick. Con queste lampade notturne siamo al sicuro, ma bisogna stare lontani dal buio. Non immagini nemmeno quali orribili creature possono strisciare nell'oscurità. Che cosa sta succedendo, Gary? Ehi, Patrick, che cosa stai facendo? Ho pensato di spostare la mia roccia in un posto che sia molto illuminato. Bravo, e sai cosa significa? Che finalmente si può dormire! Ecco per il suo sacco a pelo. Oh, la ringrazio, è molto gentile. Sei stato grande, Patrick. Hai avuto un'idea fantastica ad aprire quel buco nel muro. Così può entrare l'oscurità. Ah!
colpo di 1000 merluzzi affumicati. Dai un'occhiata a quello blu, ragazzo! C'è qualcuno che ha bisogno del nostro intervento! Non perdiamo altro tempo! Corriamo alla barca mobile invisibile! Ancora più luce, SpongeBob! Ancora più luce! Ehi, tu sei Waterman! E quest'altro è Super Beastel! Oh, siete accorsi per salvarci dalle creature che strisciano nell'oscurità? Non abbiamo tempo per ascoltare le vostre fantasie! Siamo venuti per rispondere al segnale di pericolo che ci avete inviato! Oh, mi dispiace moltissimo, supereroi. Io credo che ci sia stato un malinteso. Patrick e io abbiamo acceso tutte queste luci per scacciare i mostri che vivono nell'oscurità. Non avevamo intenzione di convocarvi. Oh, che razza di sciocchezze, SpongeBob. Non hai il buon senso per poter capire quanto sia faticoso per noi due muoverci a questa età. Non proiettare dei segnali giganti nel cielo se non ti trovi effettivamente in pericolo di vita. E ho anche qualcos'altro da dirti. Ehi, e questo chi è? Per la barba di Nettuno, quello che vedi è il più pericoloso e malvagio essere che ci sia mai stato tra tutti i miei avversari. Il mio mortale nemico che io sto cercando di sconfiggere da più di 57 anni. E finalmente potrò eliminarlo. Ti sistemerò io! Vieni qui, mostriciattolo! Ehi, mi hai fatto tanto male! Luce splendente, vieni da me! Aspetta, adesso te la do io una mano! C'è abbastanza luce lì dentro? Ragazzi, ho sistemato il nemico. Nemico? La stupida farfalla, il tuo mortale nemico. Sarai contento di sapere che per un po' di tempo non andrà più da nessuna parte. Oh! Ci rivedremo fra altri 57 anni. Che sia ora di tornare a casa. Beh, allora che cosa facciamo qui? A presto, supereroi! Tornate a trovarci! Mi dici chi sono quelle due spaventose creature dell'oscurità? Ora non pensarci, te lo racconterò domattina. Adesso pensa solo a guidare. Siamo rimasti tutti soli, Patrick. Niente luce e niente casa. SpongeBob, quella è una luce davvero potente! Io vado a prenderla, amico! Patrick, torna indietro! C'è troppa luce! C'è troppa luce! Gli stiamo alle calcagna e lui non lo sospetta nemmeno! Volete piantarla con tutto questo baccano? È ora di finirla. Che cosa vuoi, secondo te? È un baccano terribile! Oh, che caldo fa oggi. Accidenti, sta scappando! Presto, Patrick, qui ci vuole lo zaino jet. Agli ordini! La caduta! Ma abbiamo perso Plankton! Alla spy mobile! Mine, scia d'olio, cortina di fumo, scudo! Autodistruzione! Buio, o è il momento di farsi operare alle cataratte? No, Mr. Crab, credo che la causa sia quel coso. Per la barba di Nettuno, ai posti di combattimento! Agli ordini! Sta alla larga, Plankton! Ma certo, Crab! E prenderanno i
in largo anche i tuoi clienti quando avrò alzato al massimo il volume dello stereo. Per mille tonni non ho mai sopportato questa stupida canzone. D'accordo, Platon, se quello che vuoi sono i miei clienti, ti accontento. Non mi fai paura, Craig! Odio questo lavoro. E ora cosa possiamo fare, Patrick? Darci alla fuga! Proiettile dell'aspetto devastante a ore 18! Ho vinto un'altra volta! Non per contraddirti, ma fino ad ora hai sempre perso. Oh no, ti sbagli, SpongeBob. Io ho sempre vinto! Mr. Crab, è lei! Sì, in persona! Vedi, ho rubato la mia stessa formula. Ma se lei è Mr. Crab, chi è lui? Mr. Crab è un robot! Ma no, idiota! Plankton! Incredibile, ma che sta succedendo qui? Era una scommessa. Plankton ha tentato di mettere le mani su quella formula per 20 anni e non c'è mai riuscito. Beh, ci sono quasi riuscito per 37 volte. Tu lo sai benissimo. Chiudi il becco, ti schiaccio. E l'ultima volta abbiamo scommesso. Non ce la farei mai, Plankton. Io vincerò sempre. Già, ma la tua parte è molto più facile. Vorrei vedere come te la caveresti nei miei panni. Me la caverai benissimo. Al posto tuo riuscirei a rubare la formula al primo tentativo. Scommettiamo il solito? D'accordo. Così, attraverso una serie di accorgimenti che sarebbe troppo lungo spiegare, ci siamo scambiati le rispettive vite e ho battuto Plankton sul suo terreno. E gli ho portato via anche il locale. Adesso paga. Ok, d'accordo, d'accordo. Ecco qua $1. Ehi, un momento! Che cosa, Squiddy? Ma allora tu chi sei? Fermo, io non ho... Non ho nessun travestimento. Va bene, se lui è il vero Squiddy, allora tu non puoi essere altri che... Sandy? Ho sbagliato travestimento! Tu sei me, allora io devo essere... Patrick! No, stavo scherzando. Sono io il vero Patrick. Che scherzo! A dire il vero, c'è ancora una cosa che non capisco. E quale sarebbe? Questa. Non ho mai visto dei patti così belli tutti assieme, particolarmente tu. Sei la perfezione. I tuoi capelli di lattuga, le tue gote di ketchup, il tuo sorriso di senape. Mi permetti di chiamarti solo Patty? Sono pronti, sei Krabby Patty? Certo, eccoli, Squiddy. 1, 2, 3 e 4 e... Oh. 5, 6, questo è tutto. Puoi servire i clienti, Squiddy. Non ho nascosto un Krabby Patty dietro la schiena, tranquillo. Certo, non avevo dubbi. Una Patty come te si incontra una sola volta nella vita. Io non lascerò che ti mangino. No, il lavoro viene prima di ogni cosa. Non permetterò che le emozioni mi facciano dimenticare il giuramento del cuoco friggitore. Il cibo che è stato fritto deve essere mangiato dai clienti. SpongeBob, manca un Krabby Patty. Oh, eccolo. Finire il mio Krabby Patty. Ecco qua, Patty, massa di muscoli. Finalmente, non ci vedo più dalla fame. Non ti permetterò di fare questo a Patty. SpongeBob, puoi passarmi quel Krabby Patty? Patty, io non posso permettere che ti mangino. La tua bellezza deve essere conservata.
Sei veramente meravigliosa, Patty. Ti sei innamorata di quel Patty? Vuoi portarla a casa, metterle un vestitino e organizzare una gita romantica con lei? È una splendida idea. Oh, baby, posso non darmi del matto, ma non so che fare, ormai sei tutto per me. Con lo zucchero filato, tu hai un aspetto delicato. Oh baby, con te navigare è quasi come volare. Ai ai baby, tu sei fatta, fatta di miele. I tuoi occhi e le labbra mi fanno impazzire. Resisti, sto arrivando. Oh no, cos'è successo? Non avere paura, Patty, io ti salverò. Eccoti qua. Oh, Patty. Oh, baby. Ma accomodati, cara. Ecco un trono per la mia bella principessa. Oh, buonasera, monsieur. Che cosa offre il ricco menù del vostro ristorante esclusivo? Dovresti saperlo benissimo, considerando il fatto che anche tu lavori qui, cervello di spugnabacato. Non pensi che sarebbe meglio se ti liberassi di questo mucchio di robaccia? Ha un odore davvero nauseante. Io non ti permetto di dire queste cose. La mia piccola Patty non sta tanto bene. Vero, Pucci, Pucci, Pucci? Io, qual è il suo problema? Quindi, che cosa intendi fare alla mia bellissima Patty? Hai detto bellissima? Questa roba immonda la consideri bella? Adesso basta, Squiddy. Può darsi che a te non piaccia la mia Patty, ma per me è la creatura più affascinante di tutto l'oceano. D'accordo, mi arrendo. Il cervello di questa spugna è completamente atrofizzato. Addio, panino puzzolente. Non devi dargli retta, mio dolce Pucci Pucci. Io ti amerò per sempre, tesoruccio mio. Ehi, ma che cos'è questo odore nauseabondo? Patty, ma non può essere. Penso di potertelo spiegare, ragazzo. Sono stato innamorato anch'io, come sei tu. Lei era un Krabby Patty e le assomigliava tantissimo. Ecco, non era ridotta così. Capite che cosa intendo? Lei era un sodo gustoso, caldo Patty. Così attraente che sembrava buona persino da mangiare. E così feci. Era squisita. Stai ascoltando quello che ti sto dicendo? No, mi ero distratto, Mr. Krab. Ragazzi, i Krabby Patty sono fatti per essere amati. E quindi mangiati. E questa è la ragione per cui sono al mondo. Ma ormai per il tuo Krabby Patty è tardi. Ho capito adesso. Ora lo so quello che devo fare. Oh, dolce Patty, tesoro mio. Prima che succeda, voglio che tu sappia che lo faccio con tutto il mio amore. Sono orgoglioso di te. Se questo ti può essere di conforto, lo pagherai solamente 25 centesimi, prezzo speciale. Potrei avere anche un sacchetto per vomitare. Perfetto. Oh, caspita, è davvero bello. Grazie per averci invitato a un party esclusivo. Andatevene subito. Ma... muovetevi, dovete uscire da questa porta. Sei arrabbiato con noi, Squiddy. Oh, Squiddy, mi senti? Sembra che tu voglia rimanere da solo. Se hai bisogno di noi, ci trovi allo zoo. Ce ne sono di cavallucci marini in quello zoo? Molti, e sono davvero adorabili. Ci sono anche le piccole ostriche che ti mordicchiano le dita quando le nutri. Naturalmente! Posso venire con voi? Ah. Sì, sì, certo! Certo. Qualcosa di diverso in Squiddy. Non lo so. Ha comprato dei nuovi occhiali? Ma no, intendevo dire che sembra felice. Buonanotte a tutta Bikini Bottom. Io vi amo tantissimo. Probabilmente è contento perché gli piacciono i suoi occhiali nuovi.
Quindi, ma che cosa stai combinando? Mr. Crab mi ha detto di aiutarti e quindi sto preparando i Krabby Patty. No, questo non si può fare. E poi ti ci vorrebbero anni di pratica. Tu non hai esperienza di tutto. SpongeBob, che cosa fai con quei patty? Non sono buoni, Mr. Crab, li ha fatti Squiddy. Mi sembrano perfetti. Ma lui non è un vero cuoco friggitore. Adesso vai, dagli un grembiule e fallo cucinare. Sai, credo che possa diventare bravo quanto te. Ospita, SpongeBob, tu sei stato impiegato del mese per un'infinità di volte. Come vorrei essere io a vincere il titolo? Veramente, Squiddy, io sono stato impiegato dell'anno per un fantastilione di volte. Scordatelo. SpongeBob! Dica, Mr. Krab. Che cosa hai fatto a questo Krabby Patty? Che cosa c'è che non va? Hai cucinato un hamburger sorridente con le fossette? Ah, è una cosa orribile! È stato lui, il nuovo Squiddy. Squiddy, vieni subito qui. Sì, signore. Ascolta bene, c'è una cosa che voglio che tu sappia. Bravo, mi piacciono moltissimo queste fossette di ketchup che hai fatto. Ti nomino migliore impiegato del mese. Che importa se il nuovo Squiddy è un cuoco più bravo di me? Fa niente, lui prenderà il mio posto come impiegato del mese. Che male c'è se sta giocando a saltarello insieme a Patrick? Probabilmente prenderai il mio posto di cuoco e la tua foto rimpiazzerà la mia sulla parete delle celebrità. Ma nessuno al mondo, e ti ripeto, nessuno può giocare a saltarello col mio amico Patrick. Solo io. E ora fammi un grande favore, vattene via, rompiscatole. Credici, Patrick, sono stato un po' troppo duro con il nuovo Squiddy. È che lui potrebbe anche essere un ottimo cuoco e avere la sua immagine sulla parete, ma non avrà mai il miglior amico che esista al mondo. Ecco che cosa dobbiamo fare. Andiamo a chiedergli scusa, vieni. Quindi mi dispiace di essere stato così egoista e di aver alzato la voce con te. Che cosa importano la cucina e le immagini sulla parete? Noi siamo superiori a tutto questo. Se sei d'accordo di dimenticare il passato, io sarò lieto di venirti incontro a metà strada. Che ne dici, amico mio? Dai, fa la mano. Non ce la fai, orgoglioso. Va bene, allora sarò io a fare tutta la strada. Qua la mano, amico mio. Voglio fare anch'io questa danza buffa! SpongeBob, Patrick, si può sapere cosa ci fate ancora a casa mia? Ma di che cosa stai parlando? Togliti subito dai piedi, non ci piacciono i piantagrane. Sono stufo di sentirne qua la menzelle. Mi detesto, perché non vedi andare a casa mia? Buongiorno, miei cari allievi. Io sono la signora Puff, la vostra istruttrice di guida diplomata. Quest'oggi vedremo quali sono le principali differenze fra i guidatori prudenti. Oggi è la giornata ideale per un corso di guida. E quelli del tutto privi di prudenza. Ciao, Squiddy. Guarda cosa riesco a fare con le mie gambe. Ora vediamo qualche esempio, d'accordo? Pressione dei pneumatici. Ogni guidatore prudente come prima cosa gonfia attentamente i suoi pneumatici, assicurandosi di portarli al giusto livello di pressione. Questo non è un guidatore prudente. Cinture di sicurezza. Il guidatore prudente aggancia sempre la cintura di sicurezza prima di mettersi in viaggio. Questo gli consentirà di limitare i danni in caso di collisione. Notate come si ferma dolcemente al segnale di stop. Quest'altro guidatore non ha alcun rispetto per le norme di sicurezza. Ma per fortuna ha messo la cintura di sicurezza. Sistemare gli specchietti. Cosa sta facendo il nostro guidatore prudente?
Esatto, sistema lo specchietto prima di partire. Non come questo degenerato. Ah, perfetto. Perché non guardi nel tuo specchietto? Specchietto, è vero, ho sistemato solo un retrovisore. Ah, non vedo niente. Maledizione. Cosa, ma non meno importante, un guidatore prudente presta la massima attenzione a tutto quello che succede attorno a lui ed evita ogni distrazione. Notate come i suoi occhi siano inesorabilmente bloccati sulla strada. E qui vediamo in azione un guidatore totalmente distratto, impegnato in qualsiasi attività tranne rimanere concentrato sulla strada. Bob, voglio dire, un guidatore imprudente non solo è pericoloso, ma dimostra disprezzo per gli altri guidatori e per la legge. Ciao Squiddy, buongiorno signora Puff. Visto che succede se non si guida con prudenza? Lasciamo stare. È interessante, Mr. Crab. Puoi scommetterci, SpongeBob. Sentite questa. Mostrare di riconoscere un cliente moltiplica le probabilità che lo stesso cliente torni nel locale. E ciò può accrescere i guadagni fino a 3/4 della metà dell'1%. Insomma, se imparate a chiamare i clienti per nome, quelli ritorneranno pronti a spendere un sacco di verdoni. E perciò voglio che voi da oggi impariate i nomi di tutti i clienti. Il mio cervello ha cose più importanti da fare che imparare a memoria stupidi nomi. Sapevo che avresti detto così. Per questo motivo ho deciso di indire un concorso. Chi tra te e SpongeBob imparerà più nomi vincerà questo. Non ci posso credere, un viaggio ai tropici. Su una nave da crociera accessoriata con triplo ponte. Relax sotto il sole, giochi di società, serate danzanti. Nome di Nettuno, come diavolo fai a conoscere tutti quei nomi? Beh, ho semplicemente annotato i nomi dei clienti del Krusty Krab in questo libro. Grazie SpongeBob. Vediamo: Albert, Norma, Isabel, Gus, Chaz, Pilar, Dennis, Kira, Ivy, Marble, Mavis. Il suo nome è Susie Fish, dico bene? Bravo! E la suddetta Suzy Fish ti informa che non metterà mai più piede in un locale in cui i camerieri sudano sui panini! Mr. Crab! Quella era l'ultima cliente, allora ho vinto io! No, non c'è ancora un vincitore! Ma hai recuperato terreno e ora tu e SpongeBob siete alla pari! E quel misterioso tizio laggiù potrebbe essere il cliente decisivo! No! Vabbè, quello si chiama... Forse non conosco, l'ho già visto una volta come si John chiama... Giglia, forse è Frank Lavarello. Chi lo scopre per primo si aggiudica il premio! Fatti da parte! Buongiorno, signore, io mi chiamo Squiddy. Senta un po', lei come si chiama? E a te cosa interessa? Ecco, vede, soltanto per iscriverla alla lotteria del locale. Allora, come si chiama? Vuoi nome e cognome? Certo. Ok, te li darò immediatamente. Non sono... affari tuoi! E adesso lasciami in pace! Beh, a quanto pare quel tipo è un osso duro. Va bene, so come raggiungere lo scopo. Ehi, guarda su in cielo, un meteorite si sta schiantando sulla Terra. Ma dove? Lassù, guarda bene. Io non vedo proprio Vabbè, niente. Mi spiace per te, perché io ho trovato quello che cercavo. Ehi, fermati subito. Ridammi il mio portafoglio. La miseria marina. Quel teppista non ha rispettato lo stop.
Fermo, ladro! Conosce quel tipo? Mi ha appena rubato il portafogli! Cosa? Questo significa che ha commesso due reati! Forza, prendiamolo! Finalmente il momento è arrivato! Di addio al tuo anonimato, amico! Ho vinto! Fermo, ladro! No, non ha capito la situazione! Io volevo il portafogli! Sappiamo bene quello che volevi! Lascialo andare, borseggiatore! Un momento, non è come pensate voi! Risparmia pure il fiato, tanto non me la bevo! Splendido, la patente di guida! Finalmente, finalmente! Allora, il suo nome è... Non sono affari tuoi! Ma che razza di nome è questo? Che domanda, è il mio nome! Non sono affari tuoi! SpongeBob! Abbiamo pensato di fare una visita al nostro amico pericolo pubblico numero uno! Dite quello che volete, rimane il fatto che sono stato io a scoprire il nome dell'ultimo cliente, ciò significa che io ho vinto! Ho vinto, 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 vinto! Ecco qua il tuo premio! Vacanze tropici, arrivo! Vacanze? Chi ha parlato di vacanze? Questo Deplian parla di una fantastica crociera ai tropici! Oh, tu intendi quel Deplian! È proprio quello il premio! Il Deplian! Quel coloratissimo foglietto esplicativo illustrato! È il tuo premio! Quindi niente vacanza? No, solo il Deplian! Beh, ora devo andare a lavorare! Complimenti per la vittoria, Squindino! Ci vediamo tra 10 anni al Krusty Krab! Almeno potrò vivere in pace e tranquillità per i prossimi 10 anni. Ehi, Squiggy! Partigina? Buongiorno, mio caro Gary! Miau! Senti un po', Gary, ti sei mai chiesto come se la cava Patrick al mattino? Ma cosa? Che cosa? Chi è? Che cos'è questo rumore? Ah, certo! Sei tu, naturalmente! E va bene, ora smettila, ok? D'accordo, me l'hai fatta di nuovo, ma adesso dacci un taglio! Oh, è così, eh? Ora basta, amico, dovrai vedertela come ti ho avvertito! Piantala! Ti ho detto di piantarla! Ma chi è allora? Non si ferma! Ti prego, dammi una mano a scoprire da dove viene questo suono! Ehi, torna indietro! E va bene, chiederò aiuto a qualcun altro! SpongeBob, da dove proviene questo suono? Colazione! All'assalto! Per 1000 salse tartare, sono di nuovo senza cibo! Ho soltanto queste stupide lattine con sopra la fotografia del cibo! Io ho bisogno di vero cibo, non di fotografie! Oh! Si direbbe che il cibo sia all'interno di queste lattine! E va bene, coraggio, vieni fuori di lì, cibo! Andiamo! Oh, certo! D'accordo, colazione! Forza, salta nel piatto! Coraggio! Lo vedi questo bel piattino? È qui che ti sta aspettando! Su, andiamo! Saltaci dentro! Ehi, cibo! Sei lì dentro, cibo? Oh, non risponde! Sta tranquillo, vengo a salvarti! Confesso che ho qualche difficoltà a raggiungerti! Che razza di stupida lattina! Perbacco! Cibo! Ah, questo è il momento migliore della giornata! Una bella colazione e i programmi TV del mattino! Ed ora, in diretta da Bikini Bottom, Bikini Bottom!
Oh, povero me! Sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo! Devo ancora lavarmi i bermuda e mettermi i denti! Fatto! Bisogna sempre lavarsi i denti al mattino! Fatto! Ciao, com'è andato il risveglio? Oh, beh, sai, come al solito. Che c'è scritto? Oh, un regalo! Possibilità di ricevere un regalo spedendo 99 tagliandi che trovi sulla scatola! Cosa stai cercando di dirmi, Gary? Stai dicendo che forse potrei spedire i tagliandi prima di mangiare tutti i cereali? Gary, tu sei un vero genio! Aspettiamo! Che cosa aspettiamo? Aspettiamo il postino che mi porterà un giocattolo! Adoro i giocattoli! Posso aspettare con te il tuo giocattolino? Naturalmente! Aspettiamo! Ecco, arriva il postino! Sei SpongeBob SquarePants? Sì! Dammi! Ma non c'è nient'altro! No, mi dispiace! Dovremo aspettare ancora! Oh. Ehi, SpongeBob, io ho un po' fame! Oh. Già, anch'io! E allora andiamo al Krusty Krab a farci un Krabby Patty! Ottima idea, Patrick! Krusty Krab, stiamo arrivando! Oh, aspetta! E se arriva al postino mentre io non ci sono? Perché non vieni? Se arriva il postino io non sono qui, come farò a vederlo? Ok, io invece me ne andrò. Non credo che il mio stomaco possa resistere un solo minuto di più. Devo rimanere concentrato. Ehi là! Come va, SpongeBob? Che ne diresti di un po' di... Adesso sono occupato. Oh no, Gary, non ora. Insomma, non lo vedi che sto aspettando il postino? Ma è possibile che nessuno se ne renda conto? Posta per SpongeBob. Può passare più tardi. Non mi sembra il momento adatto. Senti, ho bisogno solamente di una firma per questo. Ti ho detto che non è il momento! E quindi lascialo in pace! Oh no, Patrick. Le persone come me non meritano comprensione. Sono diventato cattivo a forza di... Oh, ecco qua. Di aspettare il mio... Il mio giocattolo! Wow! Wow! Ehi! Pensando la stessa cosa che penso io? Sì! Meraviglioso! SpongeBob! Ti avevo aspettato per così tanto tempo! SpongeBob! E adesso tu l'hai rotto! Tutto bene, vecchio mio? Sì! Sì, va tutto bene! Per un attimo ho pensato che... Tu hai rovinato il mio giocattolo! Mi spiace! Oh, ma forse basta dargli un colpetto! Si può sapere che cosa è successo?
adesso? Perché piangete in quel modo? Io ho smentito quei italiani, quindi sono messo fuori dicendo aspetta, aspetta. Dopo è arrivato lui, abbiamo detto aspettiamo, aspettiamo. E poi è arrivato il regalo e poi lui, e poi crash, e poi... Visto? Funziona in questo modo. Ehi, il mio giocattolo non è rotto. Bene, e ora mi lasciate in pace. Hai visto, Patrick? Squiggy è riuscito ad aggiustarlo. Che cosa posso fare per ringraziarti? Sì, che cosa possiamo fare, amico? Trasferirvi in un altro quartiere.